L'idea che avevamo con il presidente era quella di ridare valore al palazzo, ma non solo valore economico, proprio come luogo. Dicevamo sempre: guardate che non è solo uno spazio da riempire. E allora questa campagna che vede alcuni dei punti principali, le facciate che avevano bisogno, ma che sono anche fortemente simboliche, racconteremo la storia. Qui in facciata abbiamo i prigionieri di Genova, siamo una città che espone chi batte, oppure il grande stemma di Genova delle Scale, e infine questa cosa meravigliosa del piccolo teatro che vedete, il punto di forza antica del palazzo. Pensate, un soffitto nato nel Settecento per non essere bruciato, perché arrivava da un incendio, fa scaturire una meraviglia architettonica che diventa un luogo di conoscenza, di incontro. È un luogo in cui relatore, musicista, attore e pubblico sono molto vicini, proprio per stimolare una vera comunità del sapere. Avete già un programma per il teatro? Abbiamo sì già un programma, inizierà molto presto, all'inizio di ottobre con un concerto, e poi aspettiamo proposte, perché è un luogo che pensiamo davvero deve essere a disposizione di tutti, soprattutto dei giovani. Mancano degli spazi in città per i giovani, quindi noi siamo qui con un luogo in più che è aperto alla città.